Disoccupazione tecnologica. Amici di Playmaster Movie, ben ritrovati con il Tecno Ribelle. Aiutano i medici in sala operatoria e spostano le merci in magazzino, tagliano l'erba del giardino e puliscono casa. Al tempo della quarta rivoluzione industriale, nell'avanzata del transumanesimo, secondo l'International Federation of Robotics, nel mondo sarebbero 20 milioni i robot sul posto di lavoro, oltre 3 già occupati nelle fabbriche, per lo più in Giappone e Corea del Sud, mentre a Dongguan esiste la prima fabbrica al mondo senza operai, assunti 1000 robot al posto dei braccianti. Nel 2018 la ABB ha investito 150 milioni di dollari a Shanghai per la fabbrica di robotica più avanzata sulla faccia della Terra, in cui digitale, robotica e intelligenza artificiale convivono per la più sofisticata, automatizzata e flessibile fabbrica del futuro. Secondo dati ufficiali, negli ultimi 3 anni in Cina, dove la robotica spadroneggia alla velocità di banda del 5G, l'automazione ha già preso il posto del 40% dell'intera forza lavoro, tanto che si punta alla dark factory, cioè le fabbriche senza operai, per tutta la filiera, siti produttivi completamente automatizzati che permettono l'intero processo produttivo senza un intervento umano, dalla consegna delle materie prime al prodotto finito. Così nel mondo spariranno 800 milioni di posti di lavoro. Dovremmo dire addio ad almeno 30 figure professionali, secondo uno studio dell'Istituto svedese per la valutazione del mercato del lavoro e la politica dell'istruzione. Nei prossimi anni gli esseri umani potranno essere rimpiazzati in diversi settori. La chiamano disoccupazione tecnologica, la perdita del lavoro dovuta al cambiamento tecnologico. Un progresso e un progetto che fonda nei programmi di chi, come il ministro Roberto Cingolani, vede nell'essere umano un parassita. Viviamo in 8 miliardi, un mondo progettato per ospitarne 3. Oppure di chi, come il guru del Forum Economico Mondiale Klaus Schwab, ricevuto a Palazzo Chigi da Mario Draghi, sostiene come entro il 2030 non possederai più nulla, ma saremo felici, magari nel metaverso e col microchip nel cervello. Con il 5G, ad esempio, le automobili senza conducente sostituiranno i tassisti, mentre i droni rimpiazzeranno i corrieri express per le consegne di pacchi a domicilio, tanto che negli Stati Uniti l'amministrazione federale dell'aviazione americana ha fornito ad Amazon Prime Air la certificazione di vettore aereo, consegne in tempi ridotti nelle smart city. Tra le professioni sostituibili ci sono anche i commessi nei negozi e gli impiegati di banca. In Cina esistono banche robot, cioè uffici e sportelli bancari senza presenza umana. Nella China Construction Bank di Shanghai lavora poi Xiao Long, un robot che parla con i clienti identificati con riconoscimento biometrico facciale. Automazione e robotica hanno poi già rimpiazzato altre mansioni: maestre, professori e personale docente sono stati sostituiti da robot nelle scuole della Corea del Sud, mentre mezzi busti fatti da ologrammi e intelligenza artificiale sono invece nei telegiornali in Cina, così come un robot aiuta gli anziani nell'ospedale di San Giovanni Rotondo, e la catena di supermercati Esselunga ha annunciato l'arrivo di tute robotiche in Italia, un esoscheletro per i dipendenti. Come potrebbe finire? Ce lo dicono gli studi previsionali, nel silenzio complice dei sindacati. Nel 2017 la McKinsey & Company pubblica un rapporto in cui si prevede come il 60% delle occupazioni potrebbero essere automatizzate entro
il 2030, il che significa che fino a 375 milioni di lavoratori a livello globale dovrebbero cambiare occupazione o acquisire nuove competenze nei prossimi 8 anni. Di recente la ricerca Rischi di automazione delle occupazioni, una stima per l'Italia, sostiene come la disoccupazione tecnologica minacci un terzo dei lavoratori italiani, mentre l'OCSE anticipa come l'impatto dell'automazione dell'intelligenza artificiale colpirà il 35,5% dei lavoratori previsti ad elevato rischio di cambiamento, mentre il 15,2% è a elevato rischio di automazione. Il totale nell'era del grande reset traballa un posto di lavoro su due. Per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G, salute, ambiente, geopolitica, privacy, transumanesimo, controllo sociale, libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale, Terra Nuova Edizioni, oppure sul sito di aggiornamento naturale www.osisana.com, ricordandovi che questa pillola tecnoscettica è condivisa anche dalla Casa del Sole TV e come Don Chisciotte. Appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci.